life. Bike and Run Show è il salone nazionale dedicato al ciclismo e alla corsa. Ti aspettiamo dal 1 al 3 dicembre a Umbria Fiere di Bastia Umbra. bikerunshow.com. Discriminazione delle donne sui posti di lavoro, la barriera visibile è di fatto abbattuta, ma resistono le barriere non visibili. È il messaggio che arriva dall'incontro La discriminazione di genere nei luoghi di lavoro, prevenire, riconoscere, contrastare, che si è tenuto a Perugia presso il Centro Congressi della Camera di Commercio dell'Umbria, organizzato dall'ente camerale insieme al Comitato Unico di Garanzia e al Comitato per l'Imprenditoria Femminile in vista della Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Dall'incontro è emerso che c'è ancora molto da fare, occorre implementare la normativa e servono informazione, formazione e conoscenza. Occorre inoltre sostenere il percorso di trasformazione culturale e organizzativa attraverso politiche sempre più mirate, azioni convergenti e sviluppo di strumenti di supporto per il contrasto al pregiudizio negativo, per la rimozione delle discriminazioni e per l'affermazione della parità. Un lavoro corale che richiede la convergenza di tante competenze e volontà. Il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, nel suo saluto istituzionale ha precisato che il gap gender non è solo un'ingiustizia, ma rende meno competitive le imprese, come dimostrano tutti gli studi che pongono una correlazione diretta tra le pari opportunità e tassi di maggiore crescita aziendale. Abbiamo voluto fortemente questo convegno sulla discriminazione di genere nei luoghi di lavoro, primo perché è una situazione che si sta degenerando e è di grande attualità. Oltretutto vogliamo che queste donne discriminate abbiano una voce. Questa voce si deve amplificare, devono tutti sentirla perché poi dobbiamo avere un cambiamento. Collaborare sicuramente per avere un futuro di uguaglianza in quello che è la parità dei diritti. Ho accolto con grande interesse l'invito a questo convegno su una tematica dove la Polizia di Stato è molto impegnata ed è molto esposta, addirittura diciamo, da tempi molto lontani, quando in maniera pionieristica abbiamo cominciato a specializzare il nostro personale, perché diciamo quello della formazione, della sensibilizzazione diciamo di tutti gli attori su una materia molto delicata anche in vista della prossima giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la formazione e la sensibilizzazione degli attori è fondamentale perché si conosca quello che è il ciclo della violenza, cioè quelle azioni e quelle tempistiche che possono portare diciamo, ad un evento nefasto che si possono prevenire diciamo, attraverso un lavoro che consente diciamo, a tutti di conoscere quali sono diciamo, gli strumenti di cui si ha a disposizione, strumenti di diritto prevenzionale e strumenti di diritto penalistico. Si tratta di scegliere la strada più importante. Io penso che la prevenzione è molto importante e facciamo prevenzione anche attraverso l'informazione, anche attraverso la partecipazione a queste iniziative che riguardano il mondo del lavoro, ma in generale riguardano la violenza di genere. Quindi siamo molto contenti oggi di partecipare e di esporre un po' quello che è il nostro punto di vista su questi argomenti. Oggi al Centro Congressi della Camera di Commercio dell'Umbria presentiamo un importante tema convegnistico organizzato dal Centro per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, che tratta il tema della discriminazione di genere nei luoghi di lavoro.
è uno dei temi centrali, e riprendendo la frase del film della Coltellesi, vediamo che la discriminazione di genere nei luoghi di lavoro può addirittura raggiungere l'equivalente della violenza, cioè la violenza fisica. Ecco, questo è un tema sicuramente estremamente importante. Noi vogliamo affrontarlo per trovare le soluzioni migliori perché questo non accada. Diciamo, la presentazione che oggi fa il Comitato per l'Imprenditoria Femminile è sicuramente su un tema fortemente innovativo che ha creato consapevolezza nel mondo delle imprese, nel mondo delle istituzioni, nel mondo delle professioni e nei lavoratori stessi, perché si rendano conto di quale è appunto il grado di violenza nella discriminazione. Confidiamo di operare anche con la certificazione di genere in maniera tale, diciamo, che si possa individuare tutte quelle azioni da compiere per evitare, diciamo, questi fatti discriminatori. Come Comitato per l'Imprenditoria Femminile noi chiediamo, io l'ho chiesto anche recentemente in una recente riunione fatta qui in Umbria, come appunto Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria e Vicepresidente di Union Camere, che i comitati per l'imprenditoria femminile affrontino temi strategici e il nostro possa essere strategicamente inserito all'interno del coordinamento dei comitati e portare avanti un lavoro di questo genere in tutta Italia, perché si affronti con serenità e possa naturalmente imprimere una spinta propulsiva per quello che riguarda l'impresa al femminile e valorizzare il ruolo delle donne non solo nel mondo dell'impresa ma anche nel mondo civile. La discriminazione di genere sul lavoro è un dato ancora molto presente anche nella nostra regione. Abbiamo delle manifestazioni di questa discriminazione dai dati ISTAT, rielaborati anche su base nazionale ma anche locale grazie all'AUR, che ci dice che ancora le donne partecipano in misura ridotta al mercato del lavoro, con una percentuale che è al di sotto quasi del 20% su dati appunto 2022. E dentro questa discriminazione di opportunità c'è anche una discriminazione a livello di funzioni funzioni dirigenziali e ruoli apicali. Le donne partecipano in misura minore ai tavoli decisionali, hanno possibilità di carriera, di progressione di carriera minore, a fronte invece di una preparazione professionale, umana, personale e anche universitaria, di studi e di percorsi formativi estremamente corposa. Quindi non c'è neanche una ragione di carattere di istruzione, anche perché le donne sono sempre estremamente preparate prima di inserirsi nel mercato del lavoro.